Questa è una nuova rubrica che abbiamo lanciato in cui facciamo delle domande legate al biathlon ma anche alla vita di tutti i giorni. La rubrica si chiama Azzeramento ed è composta da una trentina di domande, le ultime delle quali sono un 50%, ti piace questo, ti piace quello, eccetera. Sì, più facile così, sì. Ok, hai il 50% di possibilità. Bene, la Direi prima giusto. è: come va? Come sta la spalla? Ma molto meglio, grazie. Mi sto riprendendo sempre un po', sì, sempre di più. Ho ancora qualche problemino nei movimenti con angoli strani, però va abbastanza bene. Abbiamo studiato insieme ai tecnici un modo alternativo per prendere il fucile, quindi non ho problemi. Come ti chiamano i tuoi amici? Qual è il tuo soprannome? Monti. Monti? Sì, Perfetto. ho Monti o Beppe, non so, forse Beppe. In squadra Monti, qua più Beppe forse. Allora, Monti, due aggettivi per descrivere questa tua quarantena fino ad ora. Noiosa e produttiva. Ci sta. Come ti alleni? Visti anche i recenti decreti per cui non si può fare fa quanti giri. Esatto, ma io sono fortunato a casa, sono attrezzato con la panca e un po' di attrezzi per poter far forza e in questo momento mi va molto bene, così sono le prime volte che riesco a prendere di nuovo in mano i pesi dopo l'infortunio. E mi va bene portarmi un po' avanti e poi ho un rullo dove ho montato la bici e riesco anche a tenere buona l'attività cardiaca e tutte queste cose qua. Ottimo. E quando non ti alleni, guardi serie televisive, serie TV? Sì, come penso più o meno tutti quelli che fanno il nostro sport, sono abbonato a Netflix, anch'io do la mia parte e non vedo l'ora che torni ad uscire da casa di Carlo. Ottimo, quindi mi hai già risposto a qual è la tua serie TV preferita? Ok. Sì, sicuramente, quella che più mi ha preso. Hai anche la felpina rossa, ti manca solo la maschera e siamo a posto. Esatto, Esatto. siamo già a buon punto. E nell'attesa della casa di carta, cosa stai guardando? Adesso mi sto buttando un po' sui film, ma io sono uno da commedie, cose molto easy. Ok. Quattro risate, poi a nanna. Vai tu, vai. Personaggio famoso al quale ti ispiri? Non deve essere necessariamente sportivo, biatleta. Ampliamo tutti gli orizzonti. Personaggio famoso. Beh, come simpatia e tutte queste cose qua, seguo Bobo Vieri. Il bomber. Il bomber Il lo bomber. segue. Il bomber per eccellenza. Quindi punti ad essere il Bobo Ricordiamo. Vieri del biathlon? No, magari, No, magari. ricordiamo che è interista. Esatto. Non tutti in questa chat lo sono, tra l'altro. No. No? No, no. Io sono fiorentino. Vabbè. E io proprio per niente, quindi io. Prima delle gare, ascolti musica? Se sì, una canzone tipo. Quest'anno purtroppo ne ho ascoltata Vabbè. pochissima perché ho fatto, però Non ascoltare più quella che hai ascoltato quest'anno, eh. a me piace molto J-Ax prima delle gare, mi isola e mi carica parecchio. Lei Brugnara cosa ascolta prima delle sue gare? Ma beh, io devo dire che sono simile ai gusti di Montello, J-Ax e anche Mr. Rain, sono di quelli che quando vado a fare sport, sono quel repino giusto giusto lì, un po' dopo che si accende, è proprio il top. Esatto, che ti dà un po' di carica, no? Esatto. Dottor Persico? No, io da un po' che non posso giocare perché come Beppe sono infortunato, però di solito ascolto House Commerciale prima della partita, Blink 182 e via. Anche sono ottimi, sì. All the small things. Piatto preferito? Piatto preferito? Beh, cioè, ce n'è parecchi, però sono un amante della carne, Carne? veramente, quindi una buona tagliata la apprezzo sempre. Ok.
Quindi dai, cominciamo una domandina sul biathlon, località e percorso insomma di Coppa preferito tra tutti quelli che hai trovato. Il mio preferito è Ruppolding, che a detta di tutti è uno dei percorsi più facili. Sicuramente non è durissimo, però credo che per fare un buon tempo a Ruppolding devi stare davvero bene, perché ci sono quei tanti tratti in piano che o c'è veramente una buona gamba e se no rischi di perdere quasi più che in salita. E a me piace molto. Durante questa quarantena, qual è la stanza che usi di più? Usi di più, non lo so, la palestra, la sala da pranzo, la camera da letto, o il divano? No, il soggiorno sicuramente col divano. Tra l'altro, quest'anno mi sto proprio abituando a stare nel divano. Ho recuperato tutto quello che non sono stato gli anni scorsi. Ci sta per un atleta, penso che il divano sia un'opzione abbastanza remota, soprattutto durante il periodo di gare. Eh sì, però vedo che tutti se lo godono parecchio, quindi quando possiamo ce lo godiamo come nessuno, secondo me. Sport preferito oltre al biathlon? Ciclismo mi piace molto, e beh, chiaramente da buon italiano il calcio lo seguo sempre volentieri. E voi? Piano. Io sono tennista, Guarda. oltre al biathlon. Anche il tennis mi appassiona molto. Probabilmente una bella partita di tennis mi piace più che una bella partita di calcio, però nel mucchio scelgo calcio. Se vuoi, io ogni tanto gioco a tennis. Ci gioco Ah. male, proprio per fare una partita. Volentieri. Tra i format del biathlon, qual è quello che ti piace di più? Quello che tendenzialmente sì, preferisci? Mi piace di più la massa, anche se purtroppo non ne ho neanche fatte in coppa. E quindi dico l'inseguimento, che è molto simile. E poi la staffetta, alla fine per noi è come una sprint ridotta, però il fatto che sei tutti assieme a me dà sempre un. A me, come credo a quasi tutti, dà un'emozione molto particolare. La cosa più strana che ti è capitata durante la Coppa del Mondo? Qua ce n'è un po', ma sai, ne capitano talmente tante che devo pensarci un po' per dirti una risposta giusta. Beh, sicuramente non era la cosa più strana, però la cosa più che mi ricordo ancora come se fosse successo ieri, è la prima mia gara di Coppa del Mondo. Hochfilzen, è la mia prima gara da senior anche, so che avevo fatto dei bei test in maniera un po' strana, nevicava, c'era stato un po' di casino e mi hanno chiamato me Hochfilzen. E mi ricordo che per azzerare ero talmente teso che in piedi ho sparato nella sagoma vicina, nei cartoni, però non della sagoma dell'Italia, adesso mi ricordo chi c'era, forse la Slovenia, e ho sparato nella sagoma di là, quindi l'allenatore chiaramente non vedeva i colpi. E io mi vergognavo molto perché avevo sporcato la sagoma dei vicini. Un inizio col botto, diciamo. Esatto. A Sì. proposito di aneddoti e cose che ti sono successe in Coppa del Mondo, io non ho capito come hai fatto a farti male alla spalla. Com'è Ma successo? non ho capito neanch'io come ho fatto a farmi così Ah, male, perché c'era una discesa, ma che non si può neanche chiamare discesa. Falso piano in giù. E a un certo punto c'era un sottopassaggio dove sopra passava la strada statale. In questo sottopassaggio c'era una lastra di ghiaccio con l'interno dei sassi, e io giustamente ho preso con gli sci i sassi che mi hanno bloccato lì, e la mano purtroppo l'ho appoggiata sul ghiaccio, e la spalla mi ha fatto questo movimento qua, e ho sentito subito che era uscita. quindi hai realizzato subito che poteva essere un infortunio che ti portavi avanti tutta la stagione, o all'inizio pensavi meno? No, ho capito subito che mi ero fatto proprio male perché già per rialzarmi ho fatto proprio fatica e ho provato a prendere il bastoncino in mano, ma non riuscivo a muovere niente. E mi ricordo infatti ero con Lisa che era appena più avanti e si è girata ridendo come si fa sempre quando uno di noi cade, come per dire ad esempio un rimbambito, e però mi ha visto in faccia e subito anche la sua faccia è cambiata, si vede che una faccia di uno che pativa, non so. Torniamo un po' indietro nel tempo. Quando eri bambino, qual era il tuo lavoro dei sogni? Cos'è che volevi fare da grande? Il mio lavoro dei sogni, beh, forse da bambino, come
tanti di noi maschietti avrei voluto fare o il pilota o queste cose qua che mi sembravano molto fighe come cosa. Però io da quando ho iniziato a fare sport, sì, anche a livello, ho iniziato a fare campionati italiani di fondo e così, ho sempre pensato che mi sarebbe piaciuto farlo diventare la mia professione, il mio lavoro. Quindi da un certo punto, non so, dai 13-14 anni, avevo ben chiaro cosa avrei voluto fare. E a scuola andavi bene? Qual era la tua materia preferita? No, a scuola poi mi veniva anche abbastanza facile, solo che voglia di studiare zero. E quindi purtroppo, perché adesso, con la testa di adesso, farei scelte diverse, però poi è andata così. E la mia materia preferita, chiaramente dopo educazione fisica, boh, io ho fatto la scuola alberghiera, tra l'altro senza finire purtroppo, e mi piaceva molto la pratica. Quando ci insegnavano a fare cose dai bar, i cocktail, i caffè, o comunque anche in cucina, mi piaceva molto. Abbiamo visto sui social dilettarti con i gin tonic, se non sbaglio. Sì, gin tonic e Moscow Mule, sono un È una amante. passione extra. Sì, mi piace sia berli, anche se chiaramente bisogna limitare le quantità. E anche farlo però mi piace. Penso che se non avessi fatto l'atleta mi sarebbe piaciuto fare il barman in qualche posto, un po' di quelli giusti, ecco. Procedi. Passiamo alle domande un po' più Easy. cattive. Qual è l'atleta più attraente del circuito di biathlon di Coppa del Mondo? Chiaramente italiani escluse, così non facciamo Va bene. danni. Ci sono delle ragazze ceche molto belle, sicuramente. Eccolo! Beh, poi ogni nazione c'ha qualche bella ragazza, chiaramente. Beh dai, le cieche tutto sommato devo ammetterlo anche io che il loro perché ce l'hanno Sì, effettivamente. però ce n'è più di qualcuna carina. Adesso sto pensando alla più carina proprio, che no, non so. Però ultimamente ho frequentato il circuito di Evo Cup e anche lì devo dire che siamo messi bene. Anche meglio della Coppa, secondo me. Non sappiamo chi Una sia scala da questa ragazza più attraente, però dove la aggiungere. porteresti per un primo appuntamento? O a far merenda o a giocare a biliardo. Non mi piacciono tanti primi appuntamenti dove non si fa niente. Qualcosa bisognerà fare. Bravo, bravo. Beh, poi se una del biathlon puoi anche portare a fare una sciata, una cosa un po' easy dove puoi parlare. Ti piacciono i giochi di società? Ne hai uno in particolare che ti piace giocare con gli amici, famiglia? Ma io non vado matto, no, o non andavo matto, ma quest'anno ho scoperto il tabù, che in Bello! squadra abbiamo giocato tantissimo e quello mi piace. Secondo me a noi si addice molto perché sei un po' sotto pressione, devi fare le cose veloci, però giuste, non devi incartarti. Mi piace molto. E poi chiaramente siamo tutti competitivi, quindi. Mi hai dato l'idea per una nuova rubrica, il tabù del biathlon. Potremmo fare Ah, delle chiamate tabù sfide. è molto. Noi giochiamo sempre fino a quando ero su, maschi contro femmine, ma sfide infinite. Gelato? Ti piace il gelato? Tantissimo. Gusto preferito? Stracciatella, da tutta la vita. Convintissimo. Tra Così, l'altro, così. dico una cosa inventata, si dice a Bergamo, qui nelle nostre zone. Poi Vedi? non so se sia Vedi? vero o no, però la leggenda narra. Quindi sei più da dolce che da salato, o comunque meglio salato? No, sono più da salato, però come dolce sicuramente il gelato per me, chiaramente artigianale, tutte queste cose qua, ma però mi piace tantissimo. Andiamo all'ultima domanda aperta, poi ci sono le 50-50. Biatleta più simpatico del circuito. Non vai, Tom. No, no, ma se, io faccio sempre italiani esclusi, così non facciamo. Beh,
Beh, ce n'è un po', che sono proprio bravi. Io mi trovo molto con Antonin Guigonat, e cioè, direi lui così su due piedi. Beh, è uno che ha già smesso, che ci faceva sempre scompisciare, sicuramente era Mickey Roche, Vedevo. tra quelli non in attività. Andiamo al 50-50, botta e risposta. Dolce o salato? Salato. Skirol o bici da corsa? Qua mi metti in difficoltà, bici da corsa. Pizza o sushi? Pizza. Poligono a terra o in piedi? A terra. Netflix o Amazon Prime? Ma ci hai già risposto, credo. Sì, Netflix. Tablet o smartphone? Smartphone. Divano o letto? Divano. Individuali, gare individuali o staffette? Staffette. Ultima, si esce in questa quarantena o si sta a casa? Chiaramente si sta a casa e io credo che se tutti diamo il nostro contributo e rispettiamo le regole che ci sono state imposte, ne usciremo veramente prima da questa situazione. Veniamo a trovarti al sole e ci facciamo fare un bel gin tonic da parte tua. Ah, quello qua, quando volete, chiaramente. Appena riapriranno le frontiere, qui anche quelle delle regioni, siete sicuramente miei ospiti. Ah, però il gin tonic a casa, non al sole, Sì. che sono quasi più attrezzato qua che su. Va benissimo ovunque, direi. Di questi tempi, Come vuoi. va bene. Ti ringraziamo per averci fatto da cavia a questa nostra nuova iniziativa. Speriamo Grazie a che voi, mi ha fatto dia piacere l'ansia. fare due chiacchiere con voi. È sicuramente molto simpatica, molto dinamica come cosa, quindi anche rispetto alle solite interviste, secondo me è molto carina. Poi, secondo me, siete partiti, sì, nel senso, in questo momento qua, credo che tutti abbiano tempo, poi adesso non lo so bene come sono organizzati gli altri. Esatto. Va Dai, bene, grazie dai, mille. ci lasciamo. Grazie, grazie Bocca mille, al buona lupo per la serata. preparazione di Bocca quest'estate. al lupo. Crepi il gruppo, anche quello speriamo di iniziare in tempi utili. Buon lavoro a voi e buona serata, speriamo di risentirci presto. Certamente. Ciao, ciao. Ciao.